siamo ad Altamura, proprio di fronte alla cattedrale che è stata edificata dal grande Federico II, che ha voluto l'unione dei popoli e l'unione delle culture. Ci troviamo oggi qui perché c'è l'Abbraccio Day, questa giornata nazionale dedicata alla speranza, la voglia di venire fuori dalla crisi, la voglia di sentirsi più solidali gli uni con gli altri. E proprio in questa giornata che si colloca anche una raccolta fondi molto importante per una famiglia di Altamura, la famiglia Calemma. Questa famiglia ha due bambini straordinari, Cristina e Marco, che purtroppo sono affetti entrambi da due malattie genetiche diverse fra loro, e quindi potete soltanto immaginare quanto possa essere difficile portare avanti un discorso anche di cure mediche, farmacologiche, quotidiane per questi bambini. Speriamo anche che tutta la regione, la provincia, la Puglia, il grande cuore di Leonessa da cui parte questo messaggio, Altamura, possa rispondere in maniera veramente vigorosa e grandiosa per un supporto non soltanto morale, come stiamo facendo oggi, ma anche economico, perché è molto importante. Mio marito è Lorenzo Calemma e io sono Miriam Di Cecca e abbiamo due figli con due patologie abbastanza serie che ci comportano a lunghe degenze in ospedale. E siamo sempre con un via vai in ospedale e quindi il nostro progetto è comprare un camper. Per esempio la piccola Cristina non si può alimentare, invece la piccola Cristina ha bisogno di un sondino. Sì, lei viene alimentata con un nutripompa perché lei ha una PEG, una gastrostomia allo stomaco, per essere alimentata. Mangia cose normali come tutti i bambini, però tutto viene omogenizzato per far sì che la pompa possa alimentare mia figlia. E non solo quello, lei ha anche una tracheotomia che le permette di respirare e di essere aspirata più volte al giorno, perché lei non sa deglutire neanche la sua saliva. E quindi lei, quando tossisce oppure ha una ipersalivazione, che molto spesso le capita, nel deglutire li va nei polmoni e quindi siamo costretti ad aspirarla. Anche quando sotto terapia lei assaggia dei cibi che può lei iniziare, lei viene aspirata immediatamente perché gli fuoriesce dalla tracheotomia, lei proprio non sa deglutire, e questo è dovuto alla sua malformazione, che è la atresia esofagea di quarto tipo, che equivale alla divisione dell'esofago in due monconi che sono collegati alla trachea, ciò che non dovrebbe essere normale. E questo comporta ulteriormente l'inalazione dei succhi gastrici, l'inalazione del cibo, però grazie agli interventi che ha fatto si è corretto l'esofago. Però questa malformazione ha fatto troppi danni, da indebolire i polmoni, malacità alla trachea, in più lei aveva il reflusso gastrico ed è stato risolto con un intervento chirurgico. In più, insomma, lei ha subito 11 interventi. E diciamo, quanti anni ha? Lei ha 2 anni e mezzo, neanche. E quindi immaginate un po', già dalla nascita praticamente ha subito tutte queste attenzioni mediche, cure mediche. E invece Marco, quanti anni ha? Allora, Marco il 14 gennaio compie 1 anno e lui ha un'altra malformazione, che è la craniostenosi, è una malformazione del cranio. E lui ha subito, per fortuna, un solo intervento di emergenza, perché se non veniva preso in tempo avrebbe avuto dei seri problemi neurologici, respiratori e quant'altro. Cioè,
Per fortuna, grazie anche a un altro ospedale di Bologna, è stato curato da loro facendo un intervento abbastanza pesante, e con l'ultimo controllo che ha fatto ci hanno riferito che sta proseguendo bene. L'unica cosa che lui per un anno e mezzo ancora non dovrebbe avere assolutamente traumi al cranio, cioè non può sbattere la testa. E questo... Per un bambino è difficile, perché chi è mamma, chi è papà lo sa che i bambini giocando anche accidentalmente possono avere dei piccoli traumi che per tuo figlio sono fatali. Giovanni, sei qui con noi anche per testimoniare la presenza e la vicinanza dell'amministrazione a questa necessità. Certo, innanzitutto buongiorno a tutti. Io ho avuto la possibilità di conoscere Miriam in settimana, dove appunto in un incontro al comune ha evidenziato le sue difficoltà, appunto quelle della famiglia, ma soprattutto quelle dei bambini a raggiungere i luoghi dove i bambini appunto si devono sottoporre a delle cure. Sicuramente un caso molto che colpisce il cuore, perché purtroppo parliamo di una difficoltà che è oggettiva. E credo che la famiglia Calemma ne ha tanto bisogno, e nonostante mantengano un altissimo grado di dignità, il gesto che hanno fatto, ovvero quello di far di rendere pubblica questa propria vicenda, va a testimoniare il fatto che comunque le difficoltà dei bambini sono molto grandi. Io ho avuto la possibilità anche di conoscere la bambina. L'amministrazione, per quello che può fare, sicuramente sarà vicina a questo caso. Io mi auguro che vengano anche sollecitati gli organi superiori, gli enti superiori, dalla provincia alla regione al ministero, perché queste sono problematiche che non appartengono solo al nucleo familiare, non appartengono solo e esclusivamente a due bambini e a due genitori, ma credo che debbano investire tutti quanti noi. Anche la minima offerta, la minima presa di coscienza che questa è una situazione che appunto che appartiene a tutti quanti noi, può far bene, può contribuire al raggiungimento di questo obiettivo fondamentale per questa causa. Allora, siamo qui perché innanzitutto il quadro familiare l'avete intuito, è difficile già avere un bimbo malato, ma addirittura due sono veramente una cosa molto molto difficile. Potete immaginare il fatto anche che i genitori adesso sono praticamente diventati infermieri, anche un po' medici dei propri figli, e hanno dovuto lasciare il lavoro. Sì, questa situazione ci ha proprio cambiato totalmente la vita, perché avendo due bambini con due patologie diverse e bisogna seguirli, non puoi non star con loro, quindi abbiamo perso il lavoro, la casa, tutto quanto. Siamo noi, Cinzia, te lo dico col cuore, noi campiamo con 500 euro dell'invalidità di Cristina e facciamo molta fatica, perché sai benissimo che giorno d'oggi la vita costa tanto. In più noi ogni mese siamo in ospedale, ci facciamo dai 300 a 800 km la volta, e stare in questi posti ha dei costi molto alti, e quindi... Noi stiamo chiedendo un sostegno economico, anche minimo, per poter arrivare a questo, cioè a poter portare agilmente e facilmente i ragazzi, i bambini, verso le situazioni ospedaliere di ricezione, per poterli far stare bene. Quindi è questa la richiesta. Sì, questa è la richiesta. Se mi posso permettere, Cinzia, i nostri viaggi, noi quando viaggiamo con l'auto, noi facciamo fatica nel aspirare la bambina Cristina, e molte volte per colpa del traffico che si trova, mia figlia non potendo respirare assolutamente lo smog, molte volte vomita, e lei quando rimette, lei non rimette dalla bocca, lei rimette dal naso e dalla tracheotomia. E lì io stando avanti e la bambina dietro
si fanno dei salti, dei miracoli in macchina. In più è capitato che lei si è scanulata, cioè si è venuto il tubicino nei movimenti e non avendo un piano sterile per fare la medicazione, noi cioè, facciamo veramente miracoli, facciamo una fatica enorme. In più quando noi si incontrano del tempo bruttissimo, acquazzone e quant'altro, Marco ha dei dolori al capo e stando in macchina è scomodissimo, è stressante per i bambini. Inoltre si sa, tra Bari e Bologna ci si mette normalmente 6 ore, 6 ore e mezzo, noi ci mettiamo 14-16 ore per le soste, perché dobbiamo fermarci, dobbiamo andare piano con la macchina, è problematica. È un grandissimo sacrificio, quindi come avete potuto intuire l'aiuto che vi chiediamo è per la realizzazione di questo camper, che sia sterile, che sia attrezzato, per sostenere dei viaggi dignitosi, fin quando poi insomma i bambini risolveranno, glielo auguriamo veramente col cuore, tutti i loro problemi nei prossimi anni. E quindi arrivare poi a essere dei bimbi normali a tutti gli effetti, sì, e vivere una vita normale. Miriam, il contatto tuo di Facebook? Sì, il mio contatto è Miriam Di Sanzo. Tra l'altro, chiedendomi l'amicizia, potete iscrivervi al gruppo Viaggiando nella Speranza, che è dedicato ai miei figli, e lì troverete tutti i nostri contatti, le coordinate bancarie dei bambini. Niente, sì, è tutto. Dire. Miriam Di Sanzo su Facebook. Sì, perché alla fine l'unione fa la forza. Se ci uniamo potete aiutare i miei figli.